Il Comune di Teramo preventivamente si attrezza per future emergenze ambientali e acquista a favore della protezione civile 4 tende da utilizzare in caso di bisogno. Ogni struttura si monta in meno di un'ora e da oggi, grazie ad una formazione sul campo, anche i dipendenti comunali saranno in grado di farlo, tanto quanto i volontari. Una giornata importante, epocale, per il vice sindaco Giovanni Cavallari. È una giornata unica. Vedere tutte le associazioni di volontariato, i nostri dipendenti comunali che fanno attività di informazione e formazione su come montare le tende e come poter sistemare le tende per un prossimo futuro, speriamo che, di aver fatto questo acquisto in previsione non di futuri scenari emergenziali ma semplicemente per avere una disponibilità nel caso dovessero servire. È una giornata secondo me unica, irripetibile e secondo me veramente importante. Una protezione civile a livello comunale che non aveva attrezzature, non aveva fino ad oggi avuto contenuti, siamo riusciti in un anno e mezzo, due anni a dare dei contenuti importanti e che oggi rappresentano il patrimonio della nostra città. Il messaggio che l'amministrazione comunale di Teramo intende lanciare con questa iniziativa è che non si debba ricorrere alla protezione civile solo in caso di calamità, ma anche per esigenze quotidiane della popolazione. In questi giorni, per esempio, serve una chiesa nella frazione di Cavuccio e a Piazza Verdi i commercianti del mercato lavorano da mesi all'aperto sotto ogni intemperia. Le 4 tende saranno utilissime. L'acquisto di queste tende rappresenta un simbolo proprio di una nuova concezione di protezione civile. Sì, quella che abbiamo voluto dare insomma, all'attività amministrativa del nostro ente con il vice sindaco Giovanni Cavallari. C'è un sistema di protezione civile che deve rispondere in modo permanente alle esigenze della comunità, quindi non solo per le emergenze, ma che supera appunto la logica dell'intervento emergenziale, ma strutturale, di supporto a quelle che sono le esigenze quotidiane della comunità. È un po' anche il tempo che stiamo vivendo, ci fa vivere contestualmente in un momento in cui affrontiamo ancora un'emergenza, anzi due emergenze, sisma e la pandemia da Covid-19, ma contestualmente ci proietta verso una ripartenza. E questa fase è fondamentale avere una struttura che tenga, una struttura di protezione civile che dia risposte quotidiane e un grazie enorme, oltre che ai nostri dipendenti e alle associazioni di volontariato che sono sempre pronte a dire sì.